c'era una volta il re di un piccolo regno. Un regno talmente piccolo che, come voi saprete, si chiamava Microbia. Ciao, sono Beatrice Baldaccini e sono la nuova Cenerentola di Cercasi Cenerentola della Compagnia dell'Arancia. Siamo qui al Brancaccio in fase di preparazione. Allora, essere Cenerentola in realtà per me è un po' strano, perché io da piccola non mi sono mai vestita da principessa a carnevale. Facevo sempre il Power Ranger oppure il cowboy, era un po' maschiaccio da piccola. Però devo dire che rappresentare il sogno di tanti bimbi, per esempio stamattina abbiamo fatto una matinée e loro erano super felici quando si cambia il vestito, quando ci sono tutte le magie. È proprio bello sapere che la gente esce da teatro, soprattutto anche i bambini, e che magari dicono: magari da grande vorrei fare anch'io quella cosa lì che fa lei, oppure vorrei anche essere anch'io una principessa. Quindi far sognare la gente è proprio bello. La campana rintocca, è un nuovo giorno sotto chi tocca. Mille cose da fare, non c'è mai tempo per respirare. Cenerentola, il latte freddo! Cenerentola, i biscotti sono dove? E la vita così mi sorriderà. Con la Compagnia dell'Arancia devo dire che abbiamo fatto un allestimento da paura, nel senso che ci hanno proprio messo nella condizione di lavorare benissimo e preparato, non ti dico come macchine perché non siamo mai macchine, però eravamo veramente concentrati su questa prima romana perché dovevamo fare per forza un bello spettacolo, sia nel momento storico in cui siamo bisogna per forza fare una bella cosa per riuscire ad andare avanti. Paolo Ruffini e Manuel Frattini è una grande fortuna, perché appunto da una parte c'è Paolo che porta tanta verità in scena e questa cosa io l'apprezzo tantissimo di lui, nel senso che riesce a dare dei colori fantastici al suo personaggio e riesce anche a metterti in difficoltà a volte quando improvvisa, però è sempre divertente. E Manu c'è solo da imparare perché è un grandissimo professionista e a volte dici: ma come cavolo fa a fare tutto? E quindi c'è solo da prenderci esempio da lui. E tra loro due mi trovo veramente bene, sono due persone fantastiche, sono anche molto simpatici, quindi che non guasta mai. Che non puoi, quello che non hai, se ci credi forte l'avrai. Tutto quanto di Clementina, io vorrei andare al ballo del principe. Tutto quanto dipenderà. Allora, in questo nuovo spettacolo Manu e Frattini si cala nei panni di questo consigliere particolare, c'è anche un sottofondo, ci va benissimo, che si chiama Rodrigo, è il consigliere del principe che sta a metà tra quello che vuole sua maestà il re e il principe, perché io in fondo sono a metà tra i due, sono obbligato a rispettare i doveri del re, ma sono anche molto complice del principe. Cenerentola esce proprio da un provino dove si sono presentate 500 ragazze ed è stato difficilissimo. Io non avrei mai voluto essere nei panni di Saverio Marconi, del regista, perché proprio per il motivo che di gente brava se ne è presentata molta, bisognava trovare quella giusta. Beatrice Baldaccini ha colpito immediatamente, ma perché è una persona con un grande talento, con una grande generosità, con una grande apertura, con una grande disponibilità, con voglia di imparare, con grande rispetto per il teatro, per il lavoro, per i colleghi, tante virtù, insomma, che fanno parte del pacchetto di chi vuole fare questo mestiere. Ci vuole classe, ci vuole charme, raffinatezza, garbo e sobrietà. Allora prendete il titto che mi devo suonare. Dovrà trovarmi trasformato. Che mi devo sposare. Questo
pensando, se si trovasse uno a cui magari fare la parte del principe per un po', sarete a mente male, mi sembra un'idea. Classe! Voi volete scappare dai sentimenti? Avete paura di innamorarvi? Come faccio a aver paura di una cosa che non... Questi momenti estemporanei... con il pubblico dove Paolo scende a cercare questa principessa, sono veramente dei momenti dove non ci sono più paletti, può accadere qualsiasi cosa, e per me, abituato ad un rigore, ad una battuta sul copione, che se non dici quella non dici nient'altro, ti sveglia, ti scuote, no? E quindi è un'esperienza nuova che io precedentemente avevo assaggiato con De Sica, nelle due stagioni con Christian De Sica, che era un po' uno che piaceva, come dire, improvvisare, mi aveva un po' messo alla prova. Mi ritrovo ora un pochino più preparato di allora, però con Paolo Ruffini, che è un vulcano, proprio io lo invidio moltissimo per la capacità e la velocità che ha nel trovare battute, risolvere le situazioni, occupare i tempi morti, quindi anche questo è un'esperienza bellissima che spero, insomma, andrà a arricchire un po' il bagaglio. Principessa, principessa, chissà chi sarà che tra voi diventerà principessa. Spettacolo che ti ha preso il principe azzurro, che è un principe, insomma, azzurro, perché di solito voi avete idea che, insomma, i principi azzurri arrivano alla fine della storia col cavallino, danno un ciuccione, cioè danno un bacio alla bella di turno e poi se ne vanno, no? Invece in questo caso proprio il principe azzurro è più presente, e vediamo com'è lo svolgimento della sua, la formazione del suo carattere, la formazione della sua personalità. Il principe azzurro è un po' Peter Pan, paradossalmente, perché non vuole assumersi responsabilità, non vuole governare, è distratto da altre cose, che non è una metafora politica del governo italiano, ma è proprio una questione, anzi addirittura non è distratto dall'amore o dalle donne, è proprio distratto dal divertimento, da altro. Facciamo un bel applauso al principe azzurrissimo. Bambino bello, mi fa piacere a bestia, allora, come stai? È arrivato il momento che hai impariato a fare il principe. È un principe un po' spettinato, capito? Sei voluto anticipare, ci siamo troppo, vado! No, la bellina è meravigliosa, ti saluta! Però insomma, mi piace. Cenerentola, sei una cenerentola meravigliosa! Senti, pensavo quando torni, magari senza voglia di abdicare, così ti metto io. Ho imparato un sacco di cose, no? Mi fa piacere da te. Vabbè, però prima si va a piangere i nostri, Quanto si sta? Boh, 20, 30. Ma che giù, 20, 30 anni, papà? Ce la farai un po' a spassare, no? Sai cosa c'è questo principe di bello? Che non si prende sul serio, cioè non è il principe azzurro, cioè, anche perché io non sono... Cioè, il principe azzurro uno pensa a Rol Bova, no? Uno... Beh, no, non sono io, e quindi c'è, cioè, il principe azzurro... neorealista. Come vi viene in mente? Io neanche vi conosco e voi avete deciso di sposarvi. Sì, ma sì, ma cosa in mente? Sono il principe di Microbio, domani mi devo sposare, ho scelto te. Avete scelto sì. Me? Ma cosa sono? Una vacanza? Un pasticcino? Un vestito? Un infradito? Però guarda, la cosa che amo molto è che questo spettacolo è molto complementare, cioè tra me e Manuel, cioè nel senso, io mi occupo, come dire, di intrattenere la gente e magari farla divertire un po' di più, e lui si occupa della parte più di performance, qui c'è un numero straordinario, c'è un numero di tappe eccezionale, insomma è un grande performer, e questo e questa complementarità è proprio bella, capito? Cioè, il problema del musical è che molto spesso tanti personaggi e colleghi miei a volte l'hanno fatto senza conoscere i propri limiti, no? Però è un genere dove te devi conoscere assolutamente il tuo limite. Io mi rendo conto perfettamente che, cioè, voglio fare quello che spero mi riesce meglio fare, che è quello di far sorridere le persone, ma non voglio assolutamente, insomma, sgomitare in ambiti che non sono miei e dove ci sono dei performer come Manuel che hanno fatto grande il musical italiano. Quindi, insomma, non mi metto a far tap, non mi metto a ballare, nel mio piccolo mi muovo, nel mio piccolo rappo, però su certe cose non ci si scherza, no? Detto questo, secondo me i musical a volte si prendono troppo sul serio, e quindi averci una componente fortemente comica all'interno di un musical è una cosa importante. Tu con te, se devi dire qualcosa, così effettivamente è stata invitata, è giusto che venga, è stata invitata. Siamo bellissimi.
sono la terribile Velenia Abidoni, che nella storia di Cenerentola corrisponde alla matrigna. La matrigna, una matrigna un po' pazza, un po' surreale, una matrigna che si sente ricca, molto ricca, benestante, si sente molto altolocata, oppure lo vorrebbe essere, ma non ci riesce assolutamente perché fondamentalmente è molto ignorante. Anche nel cinema che i personaggi cattivi, i personaggi, le caratterizzazioni sono quelle che poi alla fine prendono di più il pubblico, forse perché psicologicamente, facciamone così un risvolto psicologico, psicologia spicciola, diamogli questo significato, forse perché comunque c'è una certa grinta, c'è un certo piglio nell'interpretazione, inevitabilmente, perché comunque devi essere incisiva, devi uscire fuori, cioè è simpatica sì, perché poi alla fine stiamo facendo una commedia musicale per tutta la famiglia, quindi ridiamo, si ride con Velenia, però è anche molto molto, come si dice a Roma, paragnosta. Principessa, principessa, le basta solo dire di sì e poi sarà principessa. È di cristallo, è plastica, è plastica. Cambia la vita, la favola che non ho provato una cosa incredibile, un'emozione pazzesca, Rodri, mi sa che ti stai innamorando. Venite a vedere Cercasi Cenerentola perché ci avete bisogno di favole, io lo so. Fondamentalmente voi ci avete bisogno di sognare, come me, come tutti, basta. Basta, ste rotture, sti scandali, la crisi, le cose. Venite un po' a sognare, spegnete la realtà, accendete la favola, perché le favole a volte succedono davvero.